Buongiorno ai telespettatori di Filo Diretto, buongiorno a voi, lo abbiamo detto più volte, è un'opera che segnerà profondamente il volto del Basso Piemonte, è un'opera molto discussa, la progettazione risale al 1991 e tutt'oggi divide l'opinione pubblica fra pro e contro. Stiamo parlando del Terzo Valico dei Giovi, o più semplicemente Terzo Valico, ha preso varie denominazioni nel corso del tempo, stiamo parlando della linea ferroviaria ad alta velocità, ad alta capacità, una linea che al termine dei lavori dovrebbe unire il territorio genovese a quello piemontese e lombardo, ma non solo, ci saranno molti distinguo da fare, noi diciamo subito che questo progetto ha avuto degli stop, però noi vogliamo affrontare il presente al di là del lungo iter che appunto dal 1991 ci ha portato e ci sta portando a parlare del Terzo Valico. Allora abbiamo bisogno dell'aiuto di due ospiti che sono esperti in materia perché direttamente coinvolti per quanto riguarda le zone interessate dal tracciato del Terzo Valico, quindi do subito il buongiorno a Claudio Sanita. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Claudio, è del movimento No Terzo Valico per quanto riguarda la zona di Arquata Scrivia e buongiorno al sindaco di Voltaggio, Lorenzo Repetto. Buongiorno a lei. Buongiorno sindaco, lei rappresenta tutti i comuni per quanto riguarda l'area interessata da questo percorso per il discorso del pilotaggio. C'è un comitato di pilotaggio che è stato costituito poiché c'è una legge regionale relativa proprio alle grandi opere e questa legge regionale dà la possibilità agli enti locali coinvolti dal progetto di nominare un proprio rappresentante. È stato nominato quindi il sottoscritto e insieme a me come auditore c'è il sindaco di Serravalle, Carbone. Dicevamo, vogliamo parlare soprattutto del presente, al di là del ripercorrere, se ce ne sarà modo e motivo, ecco, le varie tappe, perché le questioni sono tante, sono legate all'ambiente, alla tutela del territorio, ma anche al lavoro, alla necessità di occupare persone, al rilancio del territorio stesso in questi termini e non dimentichiamo, non ultima cosa, parleremo di salute, di tutela quindi della salute. Allora con Claudio Sanita, dicevamo, presente. Partiamo da stamattina, anche se in realtà la notizia non è nuova, perché sono in corso presidi da parte dei No Terzo Valico per quanto riguarda la zona del Gaviese, della Vallemme. Quindi che cosa sta succedendo in questo momento? Ma sì, in questo momento, come avviene sempre, ogni qualvolta COACIV cerca di eseguire degli espropri, ci sono decine di attivisti No Terzo Valico, giovani anziani, donne e uomini, che con la loro grande generosità hanno preso dei giorni di ferie, sono stati a casa degli affetti della famiglia e hanno deciso di fare qualcosa per difendere gli interessi di tutti. Insieme ai proprietari dei terreni che devono essere espropriati, stanno facendo dei presidi appunto per impedire che questo che noi consideriamo un atto di violenza e di arroganza non avvenga. Anche questa mattina, come spesso avviene, COACIV addirittura ha deciso proprio di non presentarsi grazie alla presenza di Notav Terzo Valico. Noi pensiamo che sia l'ennesima dimostrazione intanto di un grossissimo consenso popolare che abbiamo dimostrato più volte con manifestazioni a cui hanno partecipato migliaia di persone, che ruota intorno alle iniziative che il movimento No Terzo Terzo Valico riesce a mettere in campo. Dall'altra parte il fatto che l'arroganza con cui i signori di COACIV e di Impregilo si muovono sui territori, ossia dicono a delle persone ti esproprio senza manco dover discutere con te perché lo sto facendo, se quest'opera serve, se quest'opera è utile, è un'arroganza che la gente non riesce più a tollerare. Di conseguenza il movimento cresce giorno dopo giorno, anche oggi li stiamo fermando, continueremo a farlo e il Terzo Valico non lo costruiranno mai. Lei è molto convinto, determinato, mi ha accennato al fatto che ieri eravate a Isoverde, quindi in provincia di Genova, comunque in Liguria, là avete dato un segnale forte, ecco, della vostra presenza. Assolutamente sì, c'è questa storiella per cui in Basso Piemonte, nell'Alessandrino, i comitati sono molto forti, invece di là da Genova sono tutti favorevoli al Terzo Valico. Lo abbiamo dimostrato con manifestazioni fiaccolate anche in Liguria, lo abbiamo dimostrato dove eravamo ieri, a Isoverde, che è una piccola frazione in comune di Campo Morone. Andate a Isoverde e guardate quante bandiere notave sono appese alle finestre di quella piccola frazione, a dimostrazione che non è vero che anche in Liguria finalmente la gente sta prendendo coscienza del fatto che quest'opera è un'opera che distruggerà le loro vite e soprattutto, permettetemi di dirlo, davanti ad una crisi sociale drammatica, alla chiusura degli ospedali, al taglio al trasporto pubblico locale, ma veramente la priorità di questo paese è la costruzione di un'opera il cui costo è di 6,2 miliardi?
Parleremo di trasporto pubblico locale anche tra poco, proprio durante il telegiornale. Avremo infatti, oltre all'argomento di cui stiamo parlando adesso, proprio la notizia relativa all'annunciato taglio, ulteriore taglio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Parliamo di treni, ma parliamo anche di bus e quindi ad altri grossi problemi, difficoltà cui andranno incontro i piccoli comuni, soprattutto già molto isolati e provati da questi ridimensionamenti. Quindi la notizia è davvero molto attuale. Signor Sindaco, lei ci ha accennato al fatto che l'ultima delibera del Consiglio Comunale che lei presiede, lì a Voltaggio, ha stabilito che, leggo testualmente, fino a quando, insomma, in poche parole, non ci saranno garanzie sulla salute pubblica, il suo comune comunque sarà, diciamo così, contrario all'opera. Lei mi ha detto che è un'opera molto complessa, articolata su più lotti, abbiamo bisogno di avere chiarezza. Chiarezza che non c'è, questo va detto in maniera chiara. Devo dire, e devo riprendere brevemente, io adesso parlo come sindaco di Voltaggio, che già dal 2005, quando fu chiesto ai comuni di valutare il progetto definitivo di quest'opera, furono dall'allora amministrazione comunale di Voltaggio, non era quella che io oggi rappresento, sollevate tutta una serie di eccezioni. In particolare fu sollevata una grossissima eccezione sulla locazione del materiale di smarino, quindi quello che verrà prelevato dalla galleria che è già stata costruita in parte a Voltaggio e dovrà essere posizionato nell'ex cavacemi. Tant'è che nella delibera CIPE, che è l'atto, diciamo così, legislativo fatto ad hoc per dare il via a tutta l'opera, c'era scritto che doveva essere rivista. Già allora quindi fu detto di no, perché come era stato progettato nel 2005 non andava bene. Noi l'abbiamo ripresa a marzo dello scorso anno, questa delibera, e insieme ai comuni Fraconalto e Carrosio abbiamo richiesto un incontro pubblico al quale hanno partecipato, per quello che mi risulta, almeno in Vallemme per la prima volta, i rappresentanti di COCIV e il commissario straordinario, dalla quale era venuto fuori tutta una serie di problemi che in parte ha già detto Sanita e in parte penso che siano di dominio pubblico. Il tema della salute pubblica e della spiegazione, diciamo, dell'indicazione del perché lo Stato italiano, perché sono tutti soldi nostri, non vengono soldi da altre parti, debba investire questi denari in quest'opera. Quindi nell'agosto scorso il Consiglio Comunale di Voltaggio ha deliberato che, laddove non ci fosse chiara indicazione del perché quest'opera serve, e credo che chi è pronto ad investire 6 miliardi, ma probabilmente anche molto di meno, debba avere tutti i puntini ben chiari sulle i, l'opera per noi non ha senso di esistere. La seconda cosa che abbiamo detto, che è quella alla quale ovviamente teniamo molto di più, è il tema della sicurezza. Oggi credo tutti i comuni che fanno parte, diciamo così, che sono interessati da quest'opera, hanno in testa come primo elemento quello della sicurezza, per chi lavorerà se ci sarà l'opera, ma soprattutto per i cittadini che lungo, diciamo, il percorso dei lavori, della tratta ferroviaria, ma anche di tutte le opere accessorie, verranno interessati da loro. Torniamo su quello, Sindaco, diamo precedenza alle telefonate, vi ricordo comunque il numero 0131 23 10 92, mi hanno fatto segno, c'è la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, prego. Io volevo dire una cosa, ma se la TAV è necessaria, a mio avviso non è necessaria, perché abbiamo il paese pieno di cassi integrati. Da dove chiama, scusi? Siamo da Alessandria, sono sì. Roberto. Buongiorno Roberto. Buongiorno. E a questo punto abbiamo solo dei cassi integrati da tutte le parti. Prima facciamo partire l'economia, che ci sia del lavoro e che si possa trasportare le merci. Poi se sarà necessario la faremo, la benedetta TAV. Ma a questo punto qua la TAV sono solo soldi gettati in mare, che paghiamo solo noi contribuenti. Grazie, buongiorno. Grazie per l'intervento. Beh, un commento di cittadini che, diciamo, tecnicamente parlando non saranno toccati così da vicino dal passaggio di questo tracciato, che però abbiamo detto modificherà nel suo iter profondamente il territorio. Allora mi viene in mente, Sanita, parliamo per esempio di come non farà sconti a nessuno quest'opera in termini di, appunto, lavori. Arquata Scrivia, la zona di Moriassi. Ecco, qui si parlava di talpa, ora spieghiamo un po' i termini, si parlava appunto di questa galleria che uscirà proprio in questo quartiere, ma tutta questa zona verrà, fra virgolette, modificata profondamente, quindi lì torna il discorso non soltanto dei lavori da eseguire e dell'utilità, ma anche di come
questa popolazione, questa fetta di popolazione dovrà continuare a fare i conti con problemi di traffico e altro. Assolutamente sì, guardi, io le dico, nel caso dovesse essere realizzato il terzo valico, cosa che come ho già detto non avverrà mai, Arquata Scrivia verrà modificata radicalmente nella sua essenza. A Moriassi esce il tunnel di Valico, a Moriassi avremo questi due immensi cantieri, uno in uno di questi cantieri dovrà essere portata la talpa per lo scavo del tunnel di Valico, e ci tengo a ricordare la stessa talpa, quella che è stata sequestrata a Firenze recentemente, perché ovviamente c'erano, come dire, grandi abusi rispetto ai lavori che venivano fatti nella TAV nella zona di Firenze. Noi avremo una cosa come 1700 camion al giorno che passeranno per le strade di Arquata Scrivia, ricordo a tutti, piccolo comune di 6.000 abitanti. Noi avremo l'acquedotto di Sottovalle che, si sa, lo scrive Kocive nel progetto, verrà distrutto e quindi è stata prevista la costruzione di un acquedotto alternativo. Ma poi avremo l'acquedotto di Acos, l'ente gestore insomma, dell'acqua pubblica, che è un acquedotto che serve i comuni di Arquata, Serravalle, Novi e Pozzolo a cascata, che anche quello, secondo Kocive, non c'è nessun tipo di problema. Secondo Acos c'è il grosso rischio invece di sterilimento delle fonti. Sai che cosa hanno risposto i signori che vogliono costruire l'opera alle osservazioni che Acos e il comune di Arquata, che ci tengo a dire è un comune che si è schierato senza se e senza ma contro la costruzione dell'opera, a differenza del comune della Vallemme, che noi definiamo i comuni NITAV. Noi chiediamo a tutti i sindaci, anche al sindaco Repetto, di avere più coraggio, di schierarsi senza se e senza ma contro la costruzione dell'opera, di venire con noi a fare i presidi contro gli espropri, di mettere le fasce tricolori e venire alle manifestazioni, perché questo è l'unico modo di difendere le comunità in cui viviamo. Le dicevo, hanno risposto, non preoccupatevi, se vi distruggiamo l'acquedotto, mettiamo le autobotti e voi vi andate a rifornire con le taniche per andare a prendere l'acqua potabile. Acos ci ha detto che per costruire un acquedotto alternativo servono 3 anni. Questa è la ragione per cui ad Arquata e in tutti gli altri posti non possiamo permettere che la nostra terra venga distrutta, perché viviamo ancora in paesi dove il legame con la nostra terra è qualcosa di forte, qualcosa che è molto più forte di quanto succede per esempio nelle grandi città e nelle metropoli. Siamo tornati a decidere e a scegliere che cosa è giusto o che cosa è sbagliato per le nostre comunità, e abbiamo deciso tutti insieme, anche riscoprendo la felicità di pensare che insieme possiamo cambiare il destino della nostra comunità, che quest'opera per noi è sbagliata e che quindi ci opporremo alla sua costruzione. C'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Salve, buongiorno. Sono Antonio di Novi Ligure. Buongiorno, prego. Quello che voglio dire, no? Non lo so, qua bisogna, secondo il mio punto di vista, ammazzare quasi a tutti quanti. Ma è mai possibile che l'Italia è una penisola? I romani ci hanno creato le bellezze più belle di questo mondo. Noi abbiamo delle valle, io sono napoletano, delle valle che ci sono qua, Ovata, a Torino, tutti il Trentino, Genova. Ma è una cosa bellissima, ma perché noi dobbiamo distruggere? C'è questo patrimonio che il Padre Eterno che noi ci ha regalato. Cioè, per fare che cosa? La TAV. Ma che cosa non dobbiamo fare questa TAV? Ma già ci abbiamo la linea veloce Torino-Leone. E allora che cosa ci serve? Ma me lo spiegate, perché non mettiamo in sicurezza tutto il territorio? Possiamo, già domani mattina possiamo creare lavoro per la gente. E allora, è tutto sbagliato in questo paese dove viviamo. Qua veramente bisogna fare una rivoluzione contro questa gente. Non si renderanno conto che stanno distruggendo, hanno distrutto la classe media e stanno distruggendo adesso l'Italia. Allora, quello che voglio dire, che lei prima ha detto che aumentano gli autobus e cose. Ricordatevi che mia figlia Napoli, una notizia nuova, la nuova tassa dell'immondizia, 60 metri quadri. Mia figlia pagherà con la tassa dell'immondizia 600 euro. Questo c'è da impazzire. Dove prendono i soldi per fare queste sciocchezze? Ammazzeremo l'Italia ancora e ammazzeremo anche il suolo. Ma che ama turismo, porca miseria. La ringrazio per il suo lungo intervento, uno sfogo questo di questo cittadino. Beh, intanto, poi passo naturalmente subito la parola agli ospiti, facciamo mente locale sulla geografia del discorso TAV e Terzo Valico, chiaramente la Torino-Lione indirizzata verso un'altra area dell'Europa, tutto ci sta, però il Terzo Valico, il famoso Terzo Valico, almeno il progetto iniziale che avrebbe dovuto collegare poi comunque Genova, il suo retroporto naturale, spesso si è sentito dire, quindi il Basso Piemonte, con la linea verso Rotterdam,
probabilmente poi ci siamo fermati a metà strada, abbiamo detto la stoppiamo prima, per cui non sappiamo ancora bene dove andrà a finire. Ci sono questi 6 lotti, uno finanziato, tra l'altro è notizia, ma ci torniamo dopo per la questione Ferrovie dello Stato, perché è notizia di ieri che è rimbalzata su Genova e poi sugli altri organi di stampa. Mi premeva, visto che è stato accennato, parlare col sindaco del discorso sicurezza che abbiamo lasciato in sospeso, poi ha parlato di smarino. Ecco, diciamo che quest'opera andrà a modificare Arquata piuttosto che altri comuni sotto tanti punti di vista, quindi abbiamo il discorso delle falde acquifere, della tutela, appunto, sicurezza, del traffico, della salute, perché l'altra parola che non è venuta fuori accanto a smarino è amianto, e quindi c'è preoccupazione, almeno la gente comune chiaramente, gli esperti rassicurano, però che cosa si sta facendo? Allora, quello che si sta facendo secondo me relativamente da troppo poco tempo. Nel senso che il comitato di pilotaggio insieme al comitato tecnico, che è l'organo che nasce con la legge regionale, farà, diciamo così, da supporto tecnico all'osservatorio ambientale. Che cos'è l'osservatorio ambientale? È un qualche cosa che sta a Roma, all'interno del quale stanno dei funzionari anche locali della provincia e dalla regione, che è previsto dalla legge obiettivo che istituisce l'opera Terzo Valico. Si chiama ambientale appunto perché deve rispondere a tutte quelle, diciamo, quei dubbi, quelle incertezze che tutti manifestano, la persona, l'uomo della strada, come anche chi dovrebbe dare delle risposte a livello istituzionale. Quello che stiamo facendo è costruendo un qualche cosa che non era così fatto, cioè quello che sta venendo fuori è che ci sarà un grossissimo coordinamento tra gli enti locali, quindi i comuni, la provincia e la regione, a supporto, diciamo così, della richiesta da un lato, ma anche della proposizione di protocolli d'intesa, di modus operandi, di lavoro da fare per dare garanzia. Che cosa vuol dire? Tutto questo vorrebbe dire niente. Vuol dire praticamente che quando io vado a scavare nelle nostre montagne, non in quelle di chissà dove, posso trovare diversi materiali. Serve sicuramente a chi scava sapere che cosa va a trovare, perché se non sa cosa trova, non sa che materiale usare, non sa se ci vuole la talpa, se come ci vuole il martello, volta, come chiaro. Deve proteggere a sua volta le maestranze e quant'altro. Quindi la prima cosa è fare delle analisi per capire cosa va a trovare. Ne sono state fatte, sì. Sono state giudicate insufficienti. Quindi era una campionatura ritenuta poi appunto giustamente insufficiente. Ci sono comunque delle campionature di cantiere, chiamiamole così. Io non sono né un geologo, no, né un ingegnere civile, sono elettronico. Però sicuramente ci sono anche all'interno degli enti regionali e provinciali delle competenze che possono dare delle indicazioni. Questo faranno, cioè non si faranno lavori se non verrà definito un modo di lavorare che dia garanzia sulla salute delle persone. Questo per quanto riguarda l'amianto e tutto quant'altro possa essere nocivo alla salute. Per quanto riguarda le falde acquifere, noi abbiamo letto, abbiamo studiato, ci stiamo veramente facendo un lavoro enorme per le nostre dimensioni. Prima Sanita diceva che Arquata è un piccolo comune di 6.000 abitanti, io sono sindaco di un comune da 800 scarsi abitanti, quindi per me Arquata è gigantesco. Però anche il comune di Novi, che è il più grande della zona, sicuramente non ha le capacità tecniche per analizzare un progetto da 3.000 cartelle, solo il primo lotto, tanto per essere chiaro. Quindi c'è una complessità intrinseca. Cosa possiamo fare per l'acqua? Per l'acqua ci sono dei monitoraggi previsti, bastano o non bastano? Dobbiamo vederlo con chi è competente. Non siamo noi competenti, ci sono delle competenze in Regione Piemonte, ci sono delle competenze negli istituti, nelle università. Quelle competenze devono essere messe a servizio delle comunità, di chi le rappresenta, quindi degli enti locali, per dare una risposta a noi per primi, perché ne possiamo parlare a lungo, però i primi che respirano l'aria siamo noi, non è che vengano da Marte a respirarla. Quindi vogliamo essere sicuri e vogliamo esserlo prima che l'opera inizi, intendo che si facciano i fori nei monti, non che si metta a posto, voglio dire, 50 metri di strada, quello è un altro discorso, ma che si facciano le opere. Nel primo lotto ci sono due siti in Piemonte dove si lavorerà agli scavi, uno l'ha già citato Sanita, è Arquata, il secondo è Voltaggio, quindi voi capite che ancora di più noi non è che siamo alla finestra a guardare, siamo dentro un processo che è mille volte, un milione di volte più grosso delle nostre strutture. Abbiamo chiesto e stiamo tenendo supporto dalla Regione. Siamo sicuramente in ritardo. Questo è un progetto che è in una fase esecutiva, si è parlato tantissimo di TAV, della Val di Susa. La Val di Susa è un progetto che deve essere ancora costruito. Questo è un progetto che ha la fase esecutiva, vuol dire pronti ad andare in cantiere a lavorare. Si è già lavorato, peraltro.
Quindi siamo sicuramente in ritardo. Stiamo con le nostre forze e con le forze che la Regione e la Provincia ci stanno mettendo a disposizione facendo una corsa contro il tempo. C'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Aldo, telefono da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno, volevo rispondere a quella prima persona che è intervenuta, che ha detto che prima bisogna far partire l'economia e poi si farà la TAV. Volevo dirle che se non ci sono le infrastrutture, l'economia non parte. L'economia non parte venendo su dalla terra da sola, bisogna che ci siano le infrastrutture. Questa è la prima regola che c'è in tutto il mondo, primo. Seconda cosa, in Italia non si può far niente, vanno via tutte le aziende, e quei due signori che sono lì, il sindaco e quel ragazzo, no? Andranno a mangiare dalla Caritas se andiamo avanti così, perché tutte le aziende se ne vanno, perché qui le infrastrutture non si possono fare perché ci sono degli imbecilli che non le lasciano fare. La ringrazio. Finita la telefonata, a parte l'accento finale che non mi trova d'accordo, nel senso che qui esprimiamo punti di vista, come abbiamo detto è un'opera molto discussa, ci sono i pro e i contro, uno può pensare in un modo o nell'altro, però, e lascio la parola a Sanita, il signore che ha telefonato ha puntualizzato un aspetto che noi abbiamo accennato all'inizio, cioè il fatto che di fatto quest'opera creerà, se mai appunto si andasse avanti e si facesse, occupazione, potrebbe in qualche modo rilanciare un territorio, il famoso discorso del retroporto, della logistica. Sanita, poi c'è un'altra telefonata, quindi veloce. Sì, è assolutamente interessante questo punto di vista. Anche a Taranto c'è una grossa industria che crea occupazione e crea la morte dei bambini di Taranto. E qua stanno cercando di spiegarci la stessa identica cosa. Forse il Terzo Valico creerà occupazione, però il sindaco dimenticava di dire che in Vallemme sono già stati fatti dei sondaggi dove ci hanno detto che in 9 sondaggi su 10 c'è un'altissima percentuale di amianto. E guardi che abitiamo in provincia di Alessandria, abbiamo avuto una tragedia immane come quella di Casale Monferrato. Provare oggi a giocare sulla questione dell'amianto, quando amianto significa morire di malattie vigliacche come il mesotelioma, è un qualcosa come dire che non ce lo possiamo permettere. Il ricatto per cui bisogna lavorare e in cambio del lavoro dobbiamo rimetterci la salute nostra e la salute dei nostri figli, perché voglio ricordare che le malattie legate al problema dell'amianto hanno un tempo di incubazione 30 anni dopo, quindi sarà mia figlia che domani magari si troverà ammalata di queste malattie, è un qualcosa che non ce lo possiamo permettere, è un qualcosa di vergognoso. Ci stanno dicendo faremo ulteriori sondaggi, faremo ulteriori analisi. Ma come? Volete incominciare a costruirla quest'opera? Cosa state dicendo? E quindi, come dire, mi sembra che ci sia una cosa molto chiara, molto evidente. Bisogna scegliere da che parte stare. C'è qualcuno che vuole costruire un'opera dove gli stessi che la vogliono costruire, gli stessi sindaci che sono schierati a favore della costruzione di quest'opera, come i sindaci della Vallemme, come il sindaco di Novi, come il sindaco di Tortona, come la sindaca di Alessandria, ci raccontano che no, ma noi tuteleremo il nostro territorio. Non c'è modo di tutelarlo quel territorio. In Vallemme non bisogna scavare perché c'è la presenza di amianto. Gli acquedotti non devono essere distrutti. Scegliete da che parte stare, o meglio, l'avete già scelta. E mi sembra anche di aver capito che anche i cittadini alle ultime elezioni hanno scelto, come dire, di dire ai signori, per esempio quelli del Partito Democratico che sostengono da sempre la costruzione del Terzo Valico e che sono sempre stati il primo partito nei comuni della Valle Scrivia, che questa volta, come dire, la gente gli ha detto che se ne devono andare a casa. Lascio la battuta al sindaco, però prima la telefonata, diamo precedenza alla telefonata, mancano ancora 2 minuti. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sono Luigi, sì. Sono uno degli stupidi, secondo quel signore di prima, che pensano che di infrastrutture inutili ce ne siano già fin troppe. E se ci sono dei problemi potenziali legati a quest'opera, sarà il caso prima di capire se ci sono problemi e dopo avviare l'inizio dei lavori eventualmente, ma non certo, non si può certo fare tutto prima di aver poi fatto i controlli. E mi chiedo anche chi li faccia questi controlli. Buongiorno. La ringrazio per la telefonata. Allora, la parola al sindaco in chiusura, prego. Devo essere veloce, cercherò di esserlo. Allora, io mi trovo in una situazione molto particolare, perché da una parte mi pare di capire sono accomunato ad un gruppo di imbecilli che dice di no a un'opera, dall'altra parte Sanita invece delle mie parole capisce che io sono a favore, anzi sono quello che dà il via all'opera. Guardate, l'opera è stata data, il via è stato dato dallo Stato italiano, che ci piace o che non ci piace. Noi quello che chiediamo come cittadini italiani, e spero che questo nessuno lo metta in dubbio, e che ci siano delle garanzie. Le garanzie le stiamo chiedendo noi, ma stiamo lavorando noi perché queste garanzie ci siano.
Se le garanzie ci saranno, non ci sarà bisogno di nessun comitato che venga a spiegare a me o a un altro sindaco come si deve fare il nostro mestiere, il nostro lavoro, quello per il quale la gente ci ha nominati, con larghe maggioranze, dico anche almeno nel mio caso. Quello che noi faremo è molto chiaro, saremo noi, laddove non ci sarà chiarezza, a bloccare i lavori. Questo deve essere molto chiaro a tutti. Il lavoro è importante, lo dice un disoccupato quale io sono, poi qui tanti si riempiono la bocca, ma io disoccupato lo sono davvero, lavoravo in una multinazionale, ho un certo grado di istruzione, quindi tocca a tutti, non tocca all'operaio, tocca anche al manager, tocca a chiunque. Però non si può fare uno scambio lavoro-salute, si possono fare i lavori, ci sono dei problemi, li facciamo, li risolviamo. Grazie al sindaco per l'ultima battuta, grazie a Claudio Sanita, torneremo su questo argomento. Seguite il telegiornale perché la domanda che volevo fare, quella legata alla riutilizzazione dei percorsi esistenti, è nell'intervista che vi proporremo durante il telegiornale. Grazie ai nostri ospiti, arrivederci. Grazie a lei.